Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Oggi nuovo video analisi di uno dei colpi del mercato, secondo me, fino ad ora. Siamo ancora all'inizio, però questo colpo mi è piaciuto tantissimo e quindi per quello ho deciso di analizzarlo, ovvero quello di Szoboszlai al Liverpool. Io sono da sempre una grandissima fan di Szoboszlai e ho sempre detto che chiunque l'avesse preso avrebbe fatto un grande affare. 22enne, ungherese, uno dei più giovani talenti e promettenti talenti della Bundesliga. Aveva una clausola da 70 milioni di euro, una sessantina di milioni di sterline, che il Liverpool, l'ultimo giorno disponibile, insomma, ha deciso di pagare perché scadeva il 30 giugno. E così l'acquisto del Liverpool di Szoboszlai ha messo fine a 5 anni di collaborazione con la Red Bull dell'ungherese, perché a 16 anni lui è arrivato in Austria, dove ha cominciato, diciamo, la sua carriera professionistica, prima al Liefering, poi è passato a Salisburgo, dove ha giocato tra l'altro due stagioni con Haaland, e poi è passato appunto a Leipzig, quindi Red Bull. E anche se può sembrare che la sua carriera sia stata tutta abbastanza spianata fino a qui, cioè che sia andato tutto in modo tranquillo e regolare, in realtà non è così, perché lui è arrivato nel dicembre del 2020 a Lipsia, ma per un problema all'adduttore non ha potuto debuttare fino in realtà all'agosto seguente. E finirei il capitolo salute fisica, visto la fortuna del Liverpool con gli infortuni. In realtà i tifosi, toccando ferro o legno, in realtà dovrebbero stare abbastanza tranquilli, perché dopo, da quell'infortunio lì, non si è più infortunato fino al 2021, se non sbaglio a novembre, ha avuto un piccolo problema alla caviglia ma ha saltato una partita e basta, e da lì non si è più infortunato. Invece dal punto di vista delle presenze in campo, neanche lì ha avuto vita facile, perché in realtà nella sua prima stagione completa, quella del 2021-2022, partiva più che altro dalla panchina, invece poi piano piano, in una stagione che comunque è stata molto complicata per Lipsia, prima c'era Marsh, poi Domenico Tedesco, poi comunque l'anno scorso Domenico Tedesco ha iniziato, ma è arrivato Rose. Allenatore con il quale invece è fiorito, si è guadagnato il ruolo di protagonista di questo Lipsia, nonostante comunque la sua posizione sia quella di centrocampista d'attacco, cioè attacking midfielder, anche se lo dico in questo modo perché poi vediamo in realtà la posizione precisa che ha occupato, soprattutto nell'ultima stagione, che è stata quella proprio della sua consacrazione, potremmo dire. Comunque, appunto, nonostante quello sia il suo ruolo, ha anche creato abbastanza sia in quanto a gol che in quanto ad assist. Lo metto qua di fianco a me. E suo è stato anche il gol dell'ultima partita della stagione, che è stata quella della vittoria dell'Lipsia, della DFB Pokal, insomma della Coppa di Germania, quindi grazie anche a un suo gol, perciò la stagione si è chiusa proprio. Ed è passato da partire dalla panchina a essere il secondo giocatore dopo Orban, il secondo che ha giocato più minuti di tutta la rosa dell'Lipsia. Ma come vi dicevo, iniziamo vedendo che posizione occupa Szoboszlai. È abbastanza impressionante il fatto che, mi metto qua di fianco il piccolo schema che ho fatto, in realtà dal centrocampo in su, come vedete, lui le posizioni finora se le ha fatte tutte, è stato messo ovunque. Però l'ultima stagione con Marco Rose, che è appunto quella in cui si è guadagnato proprio il suo ruolo da titolare, lo schierava, sempre stato schierato, diciamo, in fascia destra, un po' come un'ala, nel tipico 4-2-2-2 dell'Lipsia o in un 4-2-3-1, ma comunque ala, anche se lui non è un'ala, cioè parliamo di Szoboszlai, non è un'ala. È più, come dicevo, un attacking midfielder che però si allarga, lo definirei così. In realtà è talmente versatile che nell'Ungheria di Marco Rossi ha ricoperto esattamente lo stesso ruolo, quindi quella di una specie di, diciamo, ala, centrocampista d'attacco barra ala, però sulla fascia sinistra. Se dovessi fare un elenco delle sue doti, la prima cosa che mi viene in mente da dire sarebbe la sua versatilità. Sia che lo si metta a destra o a sinistra, che tagli appunto da destra o da sinistra, ha proprio la propensione a mettere questi palloni per gli attaccanti che gli giocano davanti o comunque di fianco, precisi, belli, intelligenti. Poi vi faccio vedere delle immagini. O i tiri dalla distanza sono un'altra sua specialità, per esempio in occasione di questo gol qui contro il Borussia Dortmund, con, mi sembra fosse la prima tra l'altro, di Marco Rose in panchina dell'Lipsia. E come ho detto prima, appunto, oltre che assistere è anche bravo a creare occasioni e anche a segnare,
Infatti, se parliamo meramente di dati, ok, andiamo a vederceli un attimo, comunque, sono anche importanti, ha totalizzato, mi sembra, la quinta cifra più alta come XG, e come vedete ha segnato anche più gol del suo XG. E qui c'è un piccolo dubbio da risolvere. Perché? Perché noi sappiamo che lui è molto bravo sulle palle inattive, quindi nei set pieces. E quindi l'idea che potrebbe venire è: ok, ha totalizzato un grande numero di XG, perché dentro quel calcolo ci vanno comunque anche tutte le occasioni su palla inattiva. E invece no, nonostante lui comunque sia bravissimo nelle palle inattive, è proprio uno specialista. Infatti, avevo letto sul The Athletic che lui in gioventù, insomma, quando si stava sviluppando, calciava 200 calci di punizione al giorno per cercare di trovare qual era la tecnica migliore. Sicuramente ha della perseveranza. Quindi, versatilità, direi come seconda, perseveranza. Quindi, abilissimo, esperto nei calci piazzati, però in realtà il 77% delle occasioni di questo suo XG che abbiamo visto insieme viene da occasioni create in open play. Quindi, nonostante sia, e questo non toglie l'hype per il suo per essere specialista delle palle inattive, comunque non è quello che è andato a truccare, diciamo così, a truccare la percentuale dell'XG. No, è proprio bravo anche a creare occasioni anche in open play da distante, come abbiamo detto. Vi metto qua più o meno c'è la mappa che ho preso da Opta, se non sbaglio, ma comunque lo vedrete perché c'è scritto sopra, della distanza, da che distanza insomma effettua i tiri mediamente. E oltretutto non si ferma lì, cioè non è solamente bravo nell'ultimo assist o nell'ultimo passaggio o nell'ultimo tiro, ma importante e fondamentale direi proprio il suo contributo complessivo alle sequenze d'attacco della squadra. Vuol dire non solo nell'ultimo passaggio, però proprio nella costruzione, cioè proprio nel build. Poi, altra cosa molto molto interessante è che, ovviamente, giocando sulla fascia destra, i cross, no, dalla fascia, dalla destra, sono stati una parte comunque ricorrente, fondamentale della creazione delle occasioni di Szoboszlai, no? Però questo non vuol dire che tutti questi cross lui li indirizzasse direttamente verso l'area di rigore, cioè non crossa a caso in area di rigore, ok? È intelligente nel notare la posizione dei compagni e camuffare un po' il passaggio, quindi diventa anche non prevedibile e sorprende così anche la squadra avversaria, come è successo per esempio in questa azione qua, nella partita contro l'Augsburg, in questo appunto dialogo fra lui che ha notato la posizione di André Silva e vedete. Diciamo, l'opzione più facile sarebbe stata quella di crossarla raso terra, invece lui la lancia nello spazio e ha una grande dote. Oltre a una grande abilità nel leggere la partita, nel leggere i movimenti, le posizioni, è molto veloce nella. Ho appena letto un articolo, perciò mi viene da dire decision making, insomma, nel prendere la decisione giusta in un momento chiave dell'azione in cui non c'è effettivamente molto tempo, ma lui ha questa velocità di pensiero e poi di azione. È un giocatore tecnico e intelligente, questo gli permette anche nel dialogo con i compagni di far vedere questa sua dote. Per esempio, una cosa che si rifà anche alla sua abilità di creare occasioni, ma anche a questa cosa di essere molto veloce tecnicamente e mentalmente. E il dato che mi riconferma questa cosa, insomma, in parole povere, sono i 7 tiri che lui è arrivato a fare dopo un 1-2 con un compagno di squadra. E il dato diventa ancora più interessante se si pensa che in Bundesliga solamente 4 giocatori hanno fatto di più e 3 di questi giocatori giocano per il Bayern, sono Gnabry, Sané e Musiala. È anche un buonissimo portatore palla. 3 giocatori d'attacco, solamente 4 in Bundesliga hanno, diciamo, viaggiato più a lungo di lui palla al piede. E invece adesso voglio parlare di lui dal punto di vista fisico e della prestazione. La velocità nelle brevi distanze non è il suo forte, questo c'è da dirlo, però anche qui inganna un po', perché questo tende a portare l'avversario a sottovalutare il suo comunque sapere andare al massimo. Perché? In distanze un pochino più estese, secondo i dati della Bundesliga, ha raggiunto una velocità massima di 35,2 km orari, il che lo colloca circa al 31esimo posto di tutti i giocatori della Bundesliga. C'è da dire che, oltre alle sue doti di natura, ha molto chiaro che deve lavorare e si dà molto da fare. Adesso, dicendo questo, mi è venuto in mente che lui ha un tatuaggio ispirato a una frase che ha detto Gerrard, di cui tra l'altro ha preso il numero, perché lui sarà il nuovo numero 8 del Liverpool. E questa frase dice:
sostanzialmente che il talento te lo dà Dio, però che senza la tua volontà e senza l'umiltà non ha alcun valore il talento. Quindi comunque già concettualmente lui quest'idea ce l'aveva in testa, però i dati ce lo riconfermano. La sua media sprint è l'undicesima più alta fra tutti gli esterni che hanno giocato almeno il numero di minuti che ha giocato lui. Ovviamente i dati super precisi, tutti i numeri ve li metto qua di fianco, comunque adesso vi voglio far passare il concetto. Oltretutto, oltre agli sprint, è proprio sempre nella... se c'è una classifica, è sempre nella parte superiore per quanto riguarda i chilometri percorsi durante la partita. Non si tira sicuramente indietro. Oltretutto, come vi ho detto, del fatto che sia un giocatore che si dà molto da fare, l'abbiamo visto per tutti i motivi che vi ho elencato, e concluderei facendo notare anche il suo ruolo fondamentale nel pressing. Infatti, in zona offensiva, diciamo fino a 40 metri dalla porta, è stato di nuovo il migliore per quanto riguarda il Lipsia per recuperi palle effettuati. Quindi se comunque molte volte si parla di questa Bundesliga tax, no? Cioè per tutti i giocatori che passano dalla Bundesliga alla Premier League, si sente molto spesso parlare di questa Bundesliga tax, perché ci sono stati molti giocatori che non si sono saputi ambientare nel gioco o non hanno saputo fare quel passo per integrarsi nel gioco della Premier venendo dalla Bundesliga. Però nel suo caso ci sono tutte le buone premesse, perché sia dal punto di vista tattico, di gioco, ma proprio anche fisicamente, a livello fisico, dovrebbe potersi integrare senza problemi. Ora, sicuramente una nota fra virgolette dolente, se vogliamo trovarla, è un po' la carenza difensiva, anche se c'è da dire che è migliorato tantissimo negli anni, sia in fase di possesso che non. Essendosi abituato a questo gioco della squadra della Red Bull, che è un gioco comunque di grande intensità e di transizione, il Liverpool gli ha dato fiducia perché appunto riesca a fare questo passo e si riesca a integrare bene nel gioco di Klopp, cosa con cui io sono molto d'accordo. Qui c'è da considerare che Szoboszlai si è fatto le ossa in una squadra che è seconda solamente al Bayern per quanto riguarda il PPDA, che vuol dire che è una squadra che fa un pressing molto molto alto. Più basso il numero, in realtà, più è intenso il pressing, e appunto solamente il Bayern in tutta la Bundesliga ha realizzato un pressing più intenso dell'Lipsia, il che comunque ancora una volta fa ben sperare perché si riesca ad adattare senza problemi a quello che è comunque un gioco molto intenso, quello della Premier League. E concludiamo andando a vedere come potrebbe essere usato a Liverpool, come avrebbe pensato Klopp, no, di usarlo in base ai moduli che sono stati usati da Liverpool quest'anno, che sono principalmente due. Sicuramente una parte importante è il box midfield, di cui lui ha già esperienza, Szoboszlai, perché ha giocato in una versione di box midfield all'Lipsia. Allora, sicuramente la sua abilità di essere così versatile a centrocampo e anche in entrambe le fasce è una delle cose che avrà apprezzato maggiormente Klopp, che sta facendo un lavoro molto importante a centrocampo quest'estate. Liverpool, allora, hanno già preso McAllister, adesso hanno preso Szoboszlai, si parla di Lavia, si parla di Thuram, l'altro, Kefren. Quindi insomma è ancora un work in progress. I sistemi che potremmo prevedere, i moduli, sono due. Uno classico, che è quello che è sempre stato usato da Liverpool, che era il 4-3-3, ma quest'anno si è virato su un più fluido 3-4-3, in cui appunto c'erano i tre centrali, poi Fabinho, e invertiva Alexander Arnold dall'altra parte, e gli ha ridato vita, meno male, perché io adoro quel giocatore e ha passato davvero dei momenti difficili. E poi davanti due numeri 8 dietro all'attacco, e il che ci porta ad avere un box midfield cui Szoboszlai sembrerebbe avere sembrerebbe abbastanza chiara la sua posizione. Infatti sono anche curiosa di vedere, visto che comunque sembrerebbe abbastanza chiaro il tutto, se verrà proprio usato così o invece se avremo delle sorprese da Klopp, che è un... così anche lui ha i suoi colpi geniali. In questo tipo di sistema di gioco gli verrebbe chiesto comunque di pressare alto e di cercare di rendersi un pericolo con i suoi tiri della distanza, soprattutto, che è una cosa che è molto mancata a Klopp l'anno scorso, e in cui lui comunque può essere letale. Se invece dovessimo rivedere, ed è possibile, il 4-3-3 che
ancora tantissimi associano a Liverpool. Invece ovviamente ci sarebbero dei cambiamenti, quali difesa 4, Arnold torna alla sua posizione, quindi Fabinho ha meno sostegno lì davanti alla linea di fondo, e appunto questa dovrebbe essere la posizione di Szoboszlai, che sarebbe, come qualsiasi centrocampista di Klopp, chiamato a percorrere moltissimi chilometri e a fare un po' ruolo di Henderson o di Harvey Elliott. È vero anche che comunque potenzialmente Szoboszlai è talmente versatile che potrebbe anche essere utilizzato un po' più avanti. Quindi, se la squadra a fine mercato non dovesse avere quella profondità necessaria, considerando che è la Premier, quindi si giocano 8.000 partite, ed è Liverpool, quindi ci sono anche degli impegni internazionali, lui comunque dà anche la possibilità in momenti di emergenza di poter essere schierato e fare bene anche avanzato, no? Anche se avanzato un po', anche se non è quella la sua posizione, la posizione per cui è stato preso, però potenzialmente è una sicurezza anche in quel caso lì. È tutto per questo video. Mi sembra che gli ungheresi stiano tornando un po' alla carica, perché leggevo ieri, fatalità, degli anni d'oro dell'Ungheria negli anni 50, eccetera eccetera, e negli ultimi due giorni ho a parte fatto l'analisi su Szoboszlai, ma anche sto seguendo un altro terzino che a me piace tanto, e lo sto seguendo nel senso che voglio vedere dove va a finire, Kerkez, il terzino della Z, che è stato associato alla Lazio. Quindi insomma mi ha dato un po' questa sensazione di rinascita ungherese, e sono molto contenta. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, e ovviamente se aveste qualsiasi cosa da aggiungere / modificare alla mia analisi, sentitevi liberi di farlo qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo nel prossimo video.